Xenoverse 2 si espande di molto rispetto al primo capitolo, con Canton City che è effettivamente molto più grande di Tokitoki City, un posto interamente esplorabile senza quelle dannatissime porte che fungevano da caricamento tra un posto e l'altro. Oltre a saltare c'è anche la possibilità di guidare e di volare, cose che non c'erano nell'altro. Detto così, sembra come che Xenoverse 2 sia semplicemente la versione migliorata del precedente. E più o meno è così. I combattimenti sono simili, fatta eccezione per trasformazioni. A parte le missioni esperto che ti permettono di giocare fino a 6 giocatori online per sconfiggere il boss potenziato, che può anche manipolare gli altri personaggi, la storia è ok, con un finale aperto, ma aperto male, e non soddisfacente come il primo. Cioè nel primo potevi fare una Kamehameha gigantesca insieme a Goku ed era fighissimo, invece qui no. Quindi Xenoverse 2 offre più personaggi, costumi, accessori e abilità rispetto al primo, ma sotto sotto è semplicemente una versione migliorata del precedente.